Pronto, signor Mike? Allora, sapete che tra poco parte la mia nuova trasmissione. Così, lo sapete? Sì, sì. Allora, cosa ci mettiamo a salutarci? Ciao, come va? Evviva, bisogna andare al sodo. Andiamo forza al sodo, okay. E coraggio. La tre, forza. Allora, devo ancora trovare il titolo, di questa trasmissione. Pensavo a qualcosa di semplice, tipo? O poco celebrativo. Qualcosa tipo Mike for President. Oppure Saturday Mike Live. Allora, ci siamo, forza. Adesso va. Basta con queste cagatelle, forse portatemi il bagarozzo. Eccomi, eccomi signor Mike. Ciao bagarozzo. Ciao, buongiorno, quando comincio? Allora, intanto comincia a stare zitto e fermo, ok? Che mi hai già fatto venire il... cos'è questo? È bello, lo deve dire, il suono che fa ridere. Forse mi hai fatto venire il palletico. Che cos'è? Dai forza, ti hanno spiegato cosa devi fare? Sì, devo cantare un numero di telefono. Bravo, quanti anni hai? 8. Allora, se ci tieni a compiere 9 anni, stai zitto e fermo fino a quando non ti faccio segno di cantare, va bene? Forza, adesso Mario Bianchi, manda la sigla della telepromozione. Forza. Sigla! Rovagnati presenta un nuovo servizio telefonico. Chiama questo numero. Forza. Porco 92! Porco 92! Il vostro porco si ferma per strada. Chiama Rovagnati. Porco 92! Porco 92! Eccolo, vedi, adesso non dovevi mica cantare. Non dovevi cantare. Ma lei ha mosso un braccio. Pensavo che fosse un segnale. Allora, non posso più muovermi, se no tu canti. Non posso nemmeno scorreggiare. No, cosa devo fare? Scusa Mike, si vede che il bambino è sensibile. Che adesso basta. Rimanda la sigla, se no ti faccio un'incisione sul labbro superiore e ti strappo la faccia come uno spazio. Sigla. Se vuoi sostituire il tuo maiale, chiama il numero utile Rovagnati. Porco 92! Porco 92! Ule keep the spell! Un'equipe di esperti, sì. Interverrà in loco con un bel maiale sostitutivo. Ecco, ecco un esempio. Porco 92! Porco 92! L'ha fatto ancora. Ha cantato quando non doveva. Ma lei si è mosso di nuovo! Aia. Mike, ma gli hai creato una mazzata! E per fargli vedere la differenza tra quando mi muovo e quando invece sto fermo, eh? Adesso mi sono mosso, va bene? Dai, forse mi sono rotto le balle di questa telepromozione. Andiamo nel camerino di Mastrota e gli facciamo pipì nella boccetta del collirio, va bene?